Dal Gianicolo ad Ostia, Roma è una sorta di deposito inconsapevole di antiche palle di guerra. Di metallo o in pietra ve ne sono sparse ovunque, incastonate nei muri, raccolte attorno alle fontane, segnano le statue, arricchiscono i percorsi storici, conservate nelle chiese a futura memoria, una ventina i siti di interesse che conservano traccia del carattere guerriero dei romani. Lorenzo Grassi, giornalista e storico per passione, ha ricostruito la mappa delle palle sparse per Roma. Queste palle sull'ingresso di Villa Panfili sono state messe a metà dell'Ottocento dall'architetto Busiri Vici. Perché le ha messe qui? Perché le ha raccolte per terra. Qui c'erano migliaia e migliaia di palle della battaglia che si è svolta dal 3 al 30 giugno del 1849, l'assedio dei francesi che hanno portato alla fine dell'esperienza della Repubblica Romana. Erano migliaia, con il tempo sono state rubate, gettate nel Tevere, oggetto di commercio, vendute e comprate. Ne sopravvivono tre, le ultime conficcate nella scogliera dell'ingresso monumentale di Villa Panfili. A poca distanza il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina conserva, oltre ai cimeli garibaldini, altri proiettili recuperati dall'oblio. Questi sono altri calibri, sempre di palle piene che servivano a creare le brecce, no? Da Villa Corsini i francesi martellavano sulla ridotta della Repubblica Romana palle che mancavano gli obiettivi, ma anche cannonate sparate a scopo terroristico per indurre i patrioti ad arrendersi, e le palle si disperdevano. A San Pietro in Montorio, in via Garibaldi, l'omaggio della Repubblica Italiana a quella stagione. Dal Gianicolo le palle sono finite veramente un po' in tutta Roma, perché da Ponte di Castel Sant'Angelo, San Carlo ai Catinari, il Tempio della Fortuna Virile, persino fino al Quirinale, quindi il Casino dell'Aurora di Palazzo Pallavicini. C'è una palla persino ancora incastonata nei gradini di Palazzo Colonna a Santi Apostoli. Questa è chiamata la Palla del Miracolo e siamo all'interno della chiesa di San Bartolomeo all'Isola Tiberina. Perché del miracolo? Perché provenendo dal Gianicolo, entrata dalla finestra, si è incastonata in questo muro, la chiesa era piena di gente, nessuno è rimasto ferito. Dal Gianicolo i colpi di cannone raggiungevano Castel Sant'Angelo, la fortezza di Roma, e sulla base della statua che adorna il ponte è ben visibile il segno del colpo subito. Centinaia le palle di pietra che la Santa Barbara di Castel Sant'Angelo ancora conserva, altrettante quelle in travertino, in marmo, in granito, che sono state sparpagliate un po' ovunque in città. Questa è la Fontana delle Palle, siamo a Porta Castello, ispirata al quartiere Borgo nei primi anni 20 e quindi riproduce le grandi palle di pietra di Castel Sant'Angelo. Palle di pietra, spesso imprecise perché i papi usavano marchiare con gli stemmi di famiglia l'artiglieria, rendendo approssimativa la traiettoria. A Castel Sant'Angelo aveva sede la potentissima confraternita dei bombardieri, qui è dedicata alla chiesa di Santa Maria in Trasportina, priva di cupola, o meglio, con la cupola ribassata perché ostacolava il tiro da Castel Sant'Angelo a difesa dei borghi. Al suo interno è una profusione di ornati guerreschi, omaggio agli artiglieri del Papa. Da Castel Sant'Angelo la leggenda vuole che sia partita la cannonata che raggiunse Villa Medici. Questa è la Fontana della Palla. Da dove viene questa palla? Una leggenda dice che l'ha sparata niente di meno che la regina Cristina di Svezia per curiosità e divertimento. Sul portale storico della villa di Villa Medici è rimasta una strana bozzatura che avvalora invece la leggenda. Sulle mura aureliane traforate dai colpi della guerra è rimasta incassata l'ultima palla sparata la mattina del 20 settembre del 1870. Rimasta lì in mezzo al traffico moderno, al caos moderno, i cittadini, come tante altre palle che abbiamo visto oggi ci passano vicino, non sanno che abbiamo queste piccole tracce della memoria intorno a noi.